Un'estate all'insegna della cultura e dell'arte. Un calendario ricco di eventi, quello proposto dalla città di Formigine per potersi ritrovare finalmente in presenza. Saranno tre le arene collocate in punti diversi del centro che accoglieranno proiezioni cinematografiche, conferenze e letture dedicate. Era ora che la cultura finalmente arrivasse en plein air, arrivasse all'aperto. E quindi Formigine per quest'estate ha implementato tre grandi arene. Intanto l'arena della piazza, meravigliosa, con il castello, la chiesa, i suoi monumenti. Un'altra arena in Villa Benvenuti e un'arena dietro la biblioteca nel nostro parco storico. E faremo grandi eventi. La novità, la Villa Benvenuti è Benvenuti al cinema, perché faremo finalmente una stagione estiva dedicata al cinema con delle pellicole molto molto importanti. Tornando invece all'altra villa, che è la Villa Gandini, con il nostro parco storico, con una biblioteca che io dico sempre che è una delle biblioteche più belle del nostro territorio, faremo ancora spazi eletti. Questa volta spazi eletti saranno dedicati al giallo. Avremo dei grandi giallisti con delle belle presentazioni di libri, e i gialli non sono solo evasione, che poi in qualche modo l'evasione letteraria è quella che ci ha aiutato a superare questi mesi, ma il giallo è anche un modo per riflettere sulle pulsioni più profonde della nostra società. Svelata anche la grande novità di quest'anno, vale a dire una rassegna dedicata a Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla sua morte. Sono oltre 500 gli eventi sparsi in tutta Italia in questo 2021 per onorare il sommo poeta. Formigine, per non essere da meno, con il Paradiso può attendere, lancia la sua personalissima settimana dantesca, con proiezioni architetturali sulle mura del castello, visite guidate con attori professionisti e street artist. Il titolo che ci viene in mente più facilmente è che si torna a rivedere le stelle. Noi vogliamo che la gente, così come Dante quando esce dall'inferno e torna a rivedere le stelle, la nostra gente dovrà tornare a rivedere le stelle, la luna e lo spettacolo. Avremo una novità, avremo delle performance di street artist 3D, per cui nella nostra piazza potremo sprofondare nell'inferno. L'auditorium infine verrà destinato ad una speciale rassegna dedicata al tema della legalità in collaborazione con l'Università Popolare di Formigine. Sicuramente avremo Gratteri, ma anche Federica Angeli, ma anche eventualmente vedrete altri nomi. Insomma, crediamo che sia importante continuare anche in un lavoro che stiamo facendo da anni per dare un segnale che Formigine è un territorio che vuole accogliere tutte le aziende e tutti i cittadini che vogliono agire nella legalità.